Eccoci qui in questa puntata di 7 in punto. Avremo il piacere di chiacchierare con Adriano Rizzi, presidente di LegalCop Veneto. Anzitutto vorrei chiedere a lui, per far capire a chi non conoscesse questa realtà, di che cosa stiamo parlando. Quando parliamo di LegalCop Veneto, per far capire anche i numeri così importanti. Sì, intanto buongiorno e grazie per l'ospitalità. Ma LegalCop Veneto associa circa 350 imprese, ovviamente è una diramazione regionale, insomma, della Lega Nazionale delle Cooperative, poi che è suddivisa in ambito regionale, e associa imprese un po' di tutti i settori, no? Quindi diversamente magari da altre associazioni di impresa, siamo abbastanza trasversali, insomma, quindi dal consumo alle costruzioni, alle pulizie, ai servizi, sociali, beni culturali, insomma, quindi un po' un panorama a 360 gradi delle attività economiche presenti in regione. Ovviamente imprese in forma cooperativa, insomma, no? Che, come noto, diciamo, insomma, o magari è meno noto, ma è una forma di impresa, insomma, che ha delle caratteristiche particolari, nel senso che ovviamente è un'impresa a tutto tondo, però ha una caratteristica, diciamo, di non profit, sancita peraltro dalla Costituzione, per cui, diciamo, le attività sono sempre orientate ad uno scambio mutualistico interno, diciamo, quindi con il rapporto con i propri soci, e anche esterno, quindi in un rapporto con il contesto sociale, territoriale in cui l'impresa, diciamo, opera. E questa è anche una caratteristica abbastanza tipica delle imprese cooperative che agiscono tendenzialmente sul territorio, sui territori. Non sono per loro natura imprese che delocalizzano o possono delocalizzare, quindi molto spesso hanno un rapporto, diciamo, diretto e viene da dire spesso anche intenso con la comunità, con le comunità in cui operano. Prima di parlare di questa importante opportunità, che potrebbe anche interessare chi ci stia ascoltando, volevo chiederle che mesi sono stati dal punto di vista dal vostro osservatorio, no? Per cui ci sono molte competenze, molte realtà, poi rispetto al fatto che avete appunto un po' questa attitudine e quindi in un periodo di forte crisi magari avete potuto osservare delle dinamiche che immagino prima non ci fossero. Ma sì, certamente questo è stato un anno, diciamo, eccezionale, in negativo, diciamo, insomma, per tutti, quindi con pochi precedenti, anche se, diciamo, crisi di natura economica, anche in tempi relativamente recenti, magari non con queste dimensioni, ci sono stati. Che cosa riscontriamo? Da una parte, certamente le difficoltà anche di molte nostre imprese che in alcuni settori che sono stati più penalizzati, ovviamente hanno subito gli stessi, diciamo, traumi delle altre aziende. Insomma, no? Alcuni settori, tutto sommato, diciamo, hanno più facilmente retto, e quindi anche le nostre imprese, insomma, non è stato un anno positivo, ma comunque, insomma, tutto sommato i danni sono stati limitati. Che cosa riscontriamo sempre nei momenti di crisi, insomma, no? Le cooperative hanno una capacità in qualche modo di resistenza a volte superiore a quelle di altre imprese. L'abbiamo visto anche in altre crisi. Perché? Perché sono fatte da soci proprietari, imprenditori e lavoratori, ma che quindi hanno molto spesso capacità di gestire meglio, con una, diciamo, maggior flessibilità interna, le dinamiche del, chiamiamolo, del mercato, insomma, che
in quel momento si trovano ad affrontare, perché possono decidere, soprattutto in alcune imprese, diciamo magari medio piccole, hanno appunto una capacità di decidere prontamente quali sono le azioni correttive che possono mettere in campo. Anche ovviamente, come è successo in tante occasioni, sacrificando alcuni aspetti, insomma, sia individuali e sia complessivamente rispetto a quello che la cooperazione ha come caratteristica, no? Lo dicevo prima, insomma, non è finalizzata al profitto di qualcuno, insomma, quindi più facilmente si può rinunciare a determinati valori economici, perché non sono quelli che sorreggono il nostro modo di fare impresa, e quindi questo ci consente, diciamo, di essere un po' più pronti a reagire. Ripeto, non è una reazione indolore, ma è pur sempre una reazione che molto spesso consente di tenere duro, di non chiudere imprese e in qualche modo appunto di resistere e possibilmente rilanciare nel momento in cui le difficoltà vengono meno, come si auspica che prima o poco avvenga anche in questa e a proposito di reazioni, possiamo inquadrare, no? Che in questo senso, cioè nella reazione, questa prima edizione di COP Startup, che è un bando. In che cosa consiste? Anzitutto, insomma, l'esigenza, da dove nasce, e poi appunto di cosa si tratta? Ma sì, in questo momento è anche il tentativo, insomma, l'idea di rilanciare, appunto, no? In una situazione di difficoltà, creare delle opportunità di impresa e di lavoro, naturalmente, no? Quindi è un bando che appunto abbiamo voluto mettere in campo in questo periodo, che segue ovviamente le tipiche attività, diciamo, di sportelli nuove imprese, di uffici nuove imprese, che insomma che le associazioni di categoria hanno e che anche noi abbiamo, però questa è una caratteristica un po' particolare, insomma, no? Certo, si parte sempre da una raccolta, diciamo, di idee imprenditoriali, quindi si lancia un po' questa call aperta, diciamo, a tutti coloro che hanno delle idee imprenditoriali, anche in realtà ad alcune imprese cooperative già costituite, ma costituite di recente, e si offre loro un percorso. Diciamo, è comunque un concorso, è un bando, insomma, quindi ci saranno una serie di idee che verranno presentate, devono essere presentate da almeno tre soggetti, tre persone, no? Perché questo è il numero minimo poi per poter costituire una cooperativa. Esamineremo questi progetti e già in una prima fase accompagneremo, diciamo, nella partecipazione al bando la, diciamo, definizione di quello che può essere un piccolo piano industriale, diciamo un business plan per poi presentarlo in modo definitivo. Quindi accompagniamo, diciamo, i partecipanti nella redazione del progetto, che poi sarà oggetto del voto finale, insomma, che consentirà ad alcune imprese, a tre poi imprese in particolare, di ottenere anche un piccolo premio, insomma, no? Perché poi alla fine ci sarà anche un premio che servirà proprio per dare avvio alle nuove imprese cooperative, no? Quindi per sostenere un po' le spese d'avvio, ma soprattutto poi ci sarà una fase di accompagnamento che durerà un triennio e che non sarà poi limitata solo ai vincitori, no? Ma cercheremo appunto di accompagnare imprese che vogliono nascere, insomma, o che sono nate in una fase che è sempre problematica, perché noi sappiamo le start-up in generale, non solo le cooperative, anzi forse le cooperative hanno una mortalità inferiore, le start-up una sorta di meteore, no? A volte molto spesso è così, la vita delle start-up non è mediamente vita lunga, insomma, quindi poi appunto non è semplicemente l'idea, no? Ma quanto l'idea poi è, perché magari può essere un'idea fantastica,
Ma quanto è poi spendibile, quanto ci si riesce poi a mettere magari sul mercato e farsi trovare, no? E far capire magari la validità di questa idea. Infatti leggo, cioè vedo che mi pare che il valore aggiunto sia anche questa consulenza, no? Questa specie di accompagnamento, perché non è che, come si dice, si possono avere competenze trasversali, non sempre le si hanno. No, assolutamente. Poi, insomma, comunque far nascere un'impresa presenta non solo una serie di adempimenti di varia natura, insomma, no? E quindi c'è da una parte l'aspetto, diciamo, dell'idea di business e va bene, su quella si verifica insieme anche la possibilità, insomma, di renderla, di concretizzarla poi, insomma, no? Perché ci possono essere delle bellissime idee, ma devono poi trovare un riscontro sulla praticabilità, insomma, sulla prospettiva di stare nel mercato in cui si andrà ad operare. E poi ci sono tutta una serie di altre attività consulenziali che servono appunto ad accompagnare le prime fasi della nascita di un'impresa e questo è uno dei, diciamo, dei valori aggiunti di questo bando. Poi ci sono anche altri aspetti attraverso le collaborazioni con sia con alcuni partner, diciamo, locali dalle università ad esempio, insomma, che noi stiamo cercando di coinvolgere anche in questo caso per promuovere la nostra forma cooperativa, che molto spesso è poco conosciuta proprio anche nell'ambito, diciamo, formativo, anche a livello universitario, insomma, no? Quindi lo studio dell'economia cooperativa, che peraltro presenta caratteristiche molto interessanti e molto, diciamo, in qualche modo attuali, insomma, come poi sostengono anche molti economisti. Il coinvolgimento di partner, quindi di stakeholder, sia esterni in qualche modo e sia facente parte del, diciamo, un po' del movimento cooperativo, insomma, perché il bando è sostenuto, ad esempio, da Coopfond, che è il nostro, diciamo, strumento di promozione cooperativa, che si finanzia con una parte degli utili che, per legge, le cooperative tutti gli anni nel loro bilancio devono appostare e che vanno appunto al fondo mutualistico che serve proprio poi per promuovere nuove forme cooperative. Quindi, insomma, c'è un apporto di questo tipo e c'è anche un apporto degli altri strumenti finanziari nostri che possono aiutare in una prima fase, perché sappiamo che finanziare le imprese poi non è cosa così automatica, diciamo, e quindi con alcuni nostri partner, anche istituti bancari con cui lavoriamo, cito ad esempio Banca Etica, insomma, che ci ha sostenuto in altre operazioni, ma insomma, anche altri istituti, e i nostri strumenti appunto finanziari. Anche partnership sempre all'interno del mondo cooperativo, come ad esempio Coop Alleanza 3.0, la Coop per capirci, insomma, no? Certo. Leggo che saranno favoriti gruppi composti in maggioranza da persone di età inferiore ai 40 anni. Sappiamo che in Italia si è giovani molto a lungo. Sempre. Progetti che abbiano grande attenzione per la sostenibilità e gli obiettivi di Agenda 2030 e anche elementi di forte innovazione tecnologica, organizzativa e sociale. Quindi, insomma, questi saranno punti di forza. Sì, nei criteri, diciamo, di attribuzione poi di quelli che saranno le valutazioni, ci saranno questi elementi, insomma, che peraltro da una parte sono elementi che fanno parte un po' del nostro DNA cooperativo. Dall'altro, ovviamente, pensiamo, certo non siamo gli unici, insomma, che le nuove imprese, un'attenzione a quella che sarà l'agenda del prossimo futuro, ci deve assolutamente essere, quindi gli aspetti innovativi, ma anche aspetti in qualche modo di innovazione sociale, innovazione ambientale, adesso la dico così, insomma, quelli che fanno parte appunto dell'Agenda 2030, ma che inevitabilmente, insomma, con cui inevitabilmente le nuove imprese dovranno cimentarsi, perché
diventa anche un mercato, speriamo appunto sia un mercato che abbia proprio questi criteri di sostenibilità complessiva, insomma, che quindi non solo economica ma anche sociale, insomma, e quindi promuoviamo un po', cerchiamo di premiare se c'è un'attenzione verso queste dinamiche. Senta, recovery fund, recovery plan, insomma, come vogliamo chiamarlo, no? Diciamo che promette anche una svolta verde, una svolta ecologista. Voi comunque, insomma, su questi temi lavorate già da molto tempo, l'ho accennato anche lei all'inizio. Ma si è pronti, diciamo, a fare il salto, ed è sufficiente, insomma, dalle prime cose che si sono intuite, sono sufficienti le intenzioni di questo governo, secondo lei? È una bella domanda. Allora, dovremo innanzitutto capire dopo questa prima fase come in qualche modo prima le idee, poi i provvedimenti e gli obiettivi tradurranno in attività, lavori, eccetera, da svolgere, insomma, no? Perché poi il passo successivo. Io non credo che ci sia poi un'esatta equazione tra quello che avverrà e poi quello che, diciamo, le singole imprese, mediamente le imprese italiane, insomma, no? Potranno fare in via diretta. Nel senso che l'idea che ci siamo fatti è che alcuni grandi interventi riguarderanno un target aziendale, insomma, che non è proprio quello del tessuto produttivo italiano, tanto per capirci, insomma, che voglio banalizzare, insomma, ma alcune grandi opere, grandi interventi. Però c'è tutto quello che ci andrà dietro in qualche modo, no? È che quello che si diceva prima, insomma, ci sono degli obiettivi di rinnovamento complessivo di un paese che ha tanti, diciamo, aspetti da migliorare e su cui credo che le imprese, non so se siamo ancora pronti, ci dobbiamo sperimentare, dobbiamo cercare di prevenire per quanto possibile ciò che in qualche modo avverrà a breve e cerchiamo ognuno, diciamo, per le proprie capacità e dimensioni di farci trovare pronti, insomma. Ecco, lo vedremo, è un po' una sfida per tutti, quindi è anche una fase nuova, ecco, quindi diciamo ci stiamo preparando più che poter essere certi di essere già pronti ad affrontare una sfida che per certi versi è abbastanza, diciamo, nuova e che ha pochi precedenti, almeno, insomma, nell'ultimo periodo storico. Perché, no, si parla tanto di riconversione, se ne è parlato anche durante le fasi anche più delicate della pandemia, riconversione che, insomma, riguarda probabilmente le aziende, riguarda anche un po' il nostro modo di approcciarci, no? Ci saranno anche molti ex lavoratori, ci sono molte persone che hanno già perso il posto di lavoro. Mi pare che anche su questo voi, insomma, abbiate un'attitudine particolare. Se le dico, workers buyout, sì. Cosa? No, più che, diciamo, oltre ad essere un'attitudine, insomma, che rientra un po' nelle cose che dicevamo prima rispetto un po' alla caratteristica della forma cooperativa, diciamo, è una soluzione, naturalmente non certo l'unica, una delle soluzioni, diciamo, alle crisi e alle trasformazioni che in questo caso, insomma, ci troveremo ad affrontare, no? Noi abbiamo negli ultimi anni creato appunto alcuni worker buyout che non sono altro che sostanzialmente delle riconversioni, no? Cioè da aziende in situazioni di crisi conclamata o di fallimento, siamo stati in grado di costruire, diciamo, nuove imprese, insomma, in forma cooperativa, anche qua aiutati sia dalla nostra rete
cooperativa, come si diceva prima, ancora di più in questi casi, insomma, grazie anche agli strumenti finanziari, eccetera. Ma utilizzando questa opportunità, insomma, che ci è data anche dalla normativa, evidentemente, insomma, anzi è stata rafforzata, insomma, in tempi non lontanissimi, privilegiando proprio la forma cooperativa come prima soluzione, diciamo, alle crisi fallimentari, e funziona banalmente così: se c'è una possibilità di continuità dell'azienda o di parte di quell'azienda, di un ramo produttivo dell'azienda che chiude, si chiede ai lavoratori la disponibilità, come dire, di farsi carico con un approccio diverso, e quindi non più da soli lavoratori dipendenti, ma da soci lavoratori, e quindi in qualche modo padroni di fatto della società, se ritengono di essere in grado di portare avanti parte di quella che era appunto l'azienda che è andata in crisi. Poi le crisi sono di varia natura, insomma, no? Ecco, però in alcune occasioni abbiamo riscontrato la possibilità di proseguire, e quindi si coinvolgono, diciamo, tutti gli interlocutori, in primis evidentemente i lavoratori, perché sono i lavoratori che devono fare il primo passo, perché il workers buyout prevede che i lavoratori mettano il capitale deriva dalla, chiamiamola, dall'indennità di disoccupazione di cui potrebbero usufruire, una ASPI adesso, no? E la mettono nel capitale. Poi noi con i nostri strumenti aumentiamo quel capitale, creiamo una piccola rete, diciamo, di protezione finanziaria per dare avvio ai lavori, e anche qua seguiamo le varie fasi, ma soprattutto le seguiamo, diciamo, nella prima parte, no? No? Quindi è un po' il percorso che abbiamo visto prima sul bando COP Startup, no? E c'è una prima fase di analisi, di accompagnamento, perché certamente non mandiamo allo sbaraglio delle persone che sono già in grave difficoltà perché perdono il lavoro e dire vabbè, proviamoci. No, c'è un'analisi attenta delle possibilità che il mercato ti dà ancora in quel settore. Sono quasi tutte, diciamo, imprese industriali di natura diversa, e che peraltro, insomma, il settore è uno dei settori comunque importanti anche per la nostra regione, insomma, non dimentichiamolo, insomma, quindi la chiusura di alcune imprese è un pezzo di territorio, non solo dal punto di vista economico, che rischia, come dire, di sgregarsi, insomma, quindi c'è anche questo tipo di lei valore. Riesce a farmi un esempio, nel senso, di una situazione, diciamo, che è ripartita, cioè che magari ha avuto un brusco stop per una serie di motivazioni e poi è ripartita? Grazie. Sono, diciamo, per fortuna quasi tutte poi ripartite. Cito, diciamo, l'ultima praticamente, che è anche, diciamo, significativa, no? Che è la cooperativa Fonderia Dante, che esce da un ramo della Ferroli di Verona, del veronese, insomma, no? Che faceva caldaie e n cose, naturalmente, no? Per una serie di motivi l'azienda va in crisi o parte dell'azienda va in crisi, e con un discreto numero, ahimè, di lavoratori che stavano da mesi davanti ai cancelli, adesso la dico così, ovviamente, a protestare ed evidenziare purtroppo, diciamo, una situazione che vediamo ormai più o meno quotidianamente, insomma, in aziende più o meno piccole o più o meno grandi, e abbiamo fatto questo percorso. Un ramo dell'azienda che è la fonderia vera e propria, insomma, è stato preso in mano dai lavoratori, abbiamo accompagnato questo percorso. Ovviamente c'è anche tra, diciamo, gli interlocutori, ovviamente le organizzazioni sindacali, insomma, laddove troviamo
un supporto, questo aiuta naturalmente, sempre con lo stesso principio, che prima si guarda attentamente, insomma. Ecco, questa cosa sta andando avanti e i lavoratori che avevano aderito e quindi avevano costituito la cooperativa, non solo, diciamo, sono tutti al lavoro, ma sono state assunte ancora qualche decina di persone poi da quando abbiamo fatto questa operazione, e quindi per il momento, diciamo, speriamo che la cosa continui così, stiamo andando avanti, insomma, no? Quindi non solo non abbiamo chiuso un pezzo di attività e un pezzo di attività, cioè un pezzo di anche di vita sociale del territorio, perché molto spesso le persone poi lavorano là, quindi questo ovviamente certamente è un'operazione di successo che noi vorremmo cercare di replicare in una fase come questa, non solo, anche se sicuramente ci sarà l'occasione in me per la chiusura di imprese, per crisi o fallimenti, ma anche per tutto un tema che abbiamo, diciamo, davanti, che è quello del cosiddetto ricambio generazionale nelle forme di impresa che sono poi in Veneto molto tipiche, che di piccola impresa, piccola, piccolissima impresa, dove o il proprietario o quello che è, insomma, decide di smettere a un certo punto e si rischia che tutto il patrimonio, anche delle persone che lavorano, vada perso. Quindi... Senta, Presidente, abbiamo circa 3 minuti, volevo chiederle, siccome molte delle vostre realtà si occupano di persone sostanzialmente, no? Si occupano di servizi, questo è stato un momento difficile con le fragilità che sono praticamente esplose, nel senso che poi se saltano i servizi in questa situazione, sappiamo che le criticità sono aumentate, si sono moltiplicate. C'è bisogno di questo, secondo lei? Per cui io l'ho detto in tante occasioni, senza le nostre cooperative che lavorano nell'ambito allargato dei servizi sociali, cioè non so neanche come il welfare e l'assistenza, diciamo, sociale in senso lato potrebbe andare avanti, insomma. Denoto a volte che c'è poca attenzione verso queste imprese che sono sempre pronte a rispondere, diciamo, a tutte le necessità, a tutte le urgenze che ovviamente derivano da situazioni come quella che abbiamo vissuto, insomma, non solo in ambito sanitario, per altre evidentemente, certo. Insomma, per tutto ciò che ci va dietro, no? E a volte, diciamo, attenzione, perché anche queste stanno in piedi se c'è la possibilità di stare in piedi, insomma, non è che sono associazioni di volontariato, insomma, no? Che sono nobilissime altre forme, ma è altra cosa. Queste sono comunque imprese che, siccome hanno spesso vivono dal rapporto con la pubblica amministrazione, un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, ecco, a volte un po' diciamo così, di disattenzione verso questa forma cooperativa, cooperazione sociale, diciamo, in generale, che si occupa di questi ambiti, è un po' poca, insomma. È un po' poca. Senta, allora, io volevo ricordare il sito, che è www.copstartup.it, poi dentro, insomma, si cerca il progetto per partecipare a questo bando. In un minuto mi dica perché magari chi ha qualche dubbio dovrebbe provarci a partecipare. Ma perché? Perché noi riteniamo, se non siamo di parte, naturalmente, che la forma cooperativa in un momento come questo, come abbiamo detto anche prima, insomma, è una forma che è in grado di rispondere più rapidamente, più prontamente e anche avere quelle caratteristiche, insomma, poi di resilienza, come si usa dire, è in grado di e poi perché mette insieme delle persone, insomma, sono queste persone con il loro entusiasmo, le loro idee, noi le aiutiamo, ma poi il destino dipende da loro, insomma, e quindi certo. Renderli, diciamo, primatori di questa cosa credo sia un elemento che dovrebbe spingerli almeno a provarci, insomma. Almeno noi a provarci, bene, serio. Allora diciamo a chi avesse magari un'idea, insomma,
imprenditoriale di provarci. Bene, io ringrazio Adriano Rizzi, presidente di LegalCoop Veneto. Grazie. Grazie a voi. E grazie anche a voi per averci seguito. Poi noi torniamo naturalmente anche con i nostri spazi dedicati alla cronaca più stretta. Una buona giornata naturalmente su 7Gold. Buona giornata anche a tutti.